forse la voce arriva più naturale. Intanto vi ringrazio per la presenza e ringrazio soprattutto per la presenza Fernando Baldini, che ha accettato di essere il testimonial di questo quinto anno di Flussi Diversi. E oggi ero a Telepado e mi ha chiesto: ma cos'è Flussi Diversi? È un premio, è una rassegna, è un festival? Io ho detto: non saprei, perché in realtà Flussi Diversi è qualcosa di diverso, è un incontro di linguaggi, di persone, di poeti, che va al di là delle lingue, ma va al di là anche delle espressioni, delle manifestazioni. C'è il linguaggio dei bambini con i disegni di Sarmede, con tutta la collaborazione che abbiamo avuto da Sarmede. C'è il linguaggio delle immagini dei poeti che ci sono stati e che purtroppo non ci sono. E ricordo che Zanzotto è stato il nostro primo testimonial, e purtroppo non c'è più. E 5 anni fa però, Bandini, se ti ricordi Fernando, fosti tu a portare il saluto, a introdurre Zanzotto nella prima edizione di Flussi Diversi. Le immagini di Zanzotto sono poesia e le abbiamo attraverso la collaborazione di Graziano Arici, che si nasconde dietro là, ma che è l'autore di quelle foto della mostra che credo poi tutti avremo occasione di vedere. E poi ricordiamo anche, faremo alcuni ricordi particolari, ricordo a Zanzotto non solo con la mostra ma anche con la serata, con lo spettacolo serale. E ricordo anche della poetessa Simbosca, premio Nobel, che aveva accettato l'anno scorso di essere testimonia, ma poi per motivi di salute non ha potuto, ha disdetto, diciamo. Per cui in qualche modo la sentiamo quasi intimamente una nostra testimonia. È una testimonia, diciamo, che non è stata presente fisicamente, ma è stata presente con lo spirito. E quindi anche a lei dedicheremo un momento di ricordo. E un ringraziamento credo dobbiamo darlo, forse perché attorno al nome di Zanzotto ha girato in questi anni questo momento di incontri, e ringraziare Marisa, che non vedo, Marisa Zanzotto, per la collaborazione, per lo stimolo anche critico che ha sempre dato alla nostra attività di ricerca e di preparazione di queste giornate proprio di poesia, giornate in cui Cavle diventa non solo città d'acqua, non solo città dal bellissimo campanile romanico, non solo città quindi romana, di origine romana, ma anche città della parola, città delle parole che volano, direi, quasi. Ecco, io direi che a questo punto, se devo fare qualcosa in premio, un omaggio alla... Però se non c'è, dov'è Marisa? Marisa c'è. Marisa! Applauso. Marisa è un po' una mente critica della nostra Flussi Diversi, oltre che essere stata colei che ci ha portato Zanzotto il primo anno. E nel pensiero di Andrea, di Flussi Diversi ti ricorda e ti riconosce, ok? Siccome ho parlato in italiano, ci sono anche, diciamo, gli ospiti austriaci e di altre lingue, io chiederei alla signora se riesce a dire alcune delle cose che ho detto io. Grazie.